Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Questo vlog, vi giuro, non vedevo l'ora di registrarlo perché oggi finalmente vado a fare il cambiamento ai capelli e non avete idea di cosa vi aspetta. Cioè, proprio non ne avete idea perché è una cosa che letteralmente io non ho mai fatto. L'ho fatta una volta, ma in un altro modo. Ma appena arriviamo dalla parrucchiera vi spiego tutto, vi faccio vedere. Adesso sono le 8:11, quindi devo fare prima di tutto colazione ovviamente. Quindi qui abbiamo la mia tazza di cookie con il lattuccio, yogurt e noci, ovviamente tutto senza zucchero, miele o cose perché sto facendo ancora la chetogenica. Questa è la mia terza settimana, poi mancherà la quarta e fine. In realtà non mi sta pesando più di quanto pensassi, cioè mi mancano cose tipo la pizza, il sushi, però a parte quello, diciamo che si può fare. Poi la cosa che mi motiva ovviamente è che sto vedendo i risultati sul mio fisico, quindi può solo che farmi piacere. Detto ciò, finisco, anzi, inizio la mia colazione. Allora, ovviamente sono in ritardo perché in teoria alle 9 dovevo stare a casa di Giulio, perché la devo passare a prendere, che ovviamente deve venire con me, che anche lei deve fare delle cose ai capelli. Cioè, in realtà dobbiamo fare la stessa cosa. E cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo fare questo! Dobbiamo attaccare i capelli. Allora, i miei sono questi, che praticamente hanno lo stesso colore di quelli che ho adesso. E poi dobbiamo fare un leggero tonalizzante, perché ovviamente c'è la ricrescita del mio colore. In realtà volevo cercare di far ricrescere appunto il mio di colore, ma non lo so, vedremo che cosa uscirà fuori. Comunque, in sostanza, ragazzi, extension. Dopo vi faccio vedere un po' di passaggi, un po' di cose. Però sono curiosa di rivedermi con i capelli lunghi, non lo so. Sono troppo emozionata. Siamo arrivati qui da Flavia, ragazzi. Sta iniziando la Julie. Oggi sei pure nel mio vlog. Eccola Julie. Saluta Fla. Ragazzi, cambiamento per la Julie. Non più bionda. Non noi. Vuole diventare gelo. Per andare a Los Angeles è crollato l'aereo, ha fatto un incidente finanziario, quella gelo là. Ok. Allora, questi sono quelli di Julie. E questi sono i miei hair. È la sua prima fase. Come ti senti? Pazzesca. La ragazza nuova. Momento pranzetto. Io mi sono fatta questa insalata col surimi. C'è un cetriolo. Abbiamo tutte cose diverse, eh? Salatini, via. Allora, stiamo iniziando. Ok, a fare tutti i passaggi. Avremo l'assistente. Ah, volevi. Si deve finire di devo ancora finire di fare la piega, però ho fatto la frangia a tendina così e poi mo mi faccio la piega. Gelo, ma non eri lei? No, sai, ho preso un aereo. Anche addirittura parla italiano adesso. American boy, what are you doing? What are you doing? What? Ok, detto ciò ragazzi, allora adesso facciamo il colore, poi montiamo queste. Oddio, non vedo l'ora di sentirmi qualcosa qui. Mi manca accarezzare, capito? Vedi così. Ah sì, no, così è troppo chiaro, non mi si sa più vedere. Non mi ci sta nessuna figa. Ragazzi, primo step che poi mi lascerei così perché mi piacciono. Mi piacciono un sacco così. Allora, lasciamoli così, tieniti il pelo. Sì, non ci credo un altro, guarda, non ci credo neanche. Dai, però sono belli questi, Sì, il colore è bellissimo. L'abbiamo molto uniformato, c'è cioè una. Oddio, com'era? Castagna? No, castagna. Era. No, era cioccolato. Sì, no, è un cappuccino. E ora ragazzi attacchiamo il pelo. Cosa l'hai fatto partire a fare? Non si può riprendere il passaggio. Ma se ancora deve posizionare. Vabbè, stiamo posizionando la fascia. Oh, Dio santo. Si fa così, guarda. Nel mentre del processo. A voi non vi piacciono. So, è per il montaggio. Guarda qua.
Muovili tanto. Vai, così, così, vai, muovili. Ho perso la sensibilità totale. Siamo al centro vaccinazioni perché la Giulia si deve fare la seconda dose. Eccola qua che compila i suoi moduli. No, ragazzi, la Giulia si sta riprendendo dopo i suoi, com'è, un quarto d'ora di attesa. Però ha fatto, sta bene, vero? Sì, vacciniamoci, sì, ragazzi. Bene. Poi guardate, vedete, non c'è nessuno. Scusa, vedete che scoppio di salute. Scoppia in tutti i sensi. Stiamo cercando un posto dove andare a cena stasera, perché ovviamente non potevamo sprecare la piega. Ilaria comunque deve poter sfruttare tutto ciò per cosa, insomma, va così, giusto per simbolicamente. Anche e perché niente. Sei già fidanzata e sposata quasi, no? Ah sì, è vero, allora, sposatissima. C'è già l'anellino, oh scusate il dito, c'è già l'anellino e tutto. Comunque è troppo figo avere i capelli da toccarsi, eh. Ora di cena ci ha raggiunto la Giorgi. Fai un saluto, Giorgi. Ciao, Paolo. La Giulia. E in realtà ci prendiamo anche Giorgia, sta anche Eugenica. Ma questo è il posto per Jungkook. Lo stiamo tenendo lì. Allora togli qui. Aspetta un attimo, c'è un po' defuso. Guarda che bastarda, guarda, è ingrata. Scegli quello che devi mangiare piuttosto, allora, tappa questa bocca. Cioè, ma capite io con chi dovrei a che fare? Ah. Che in tutto ciò oggi è martedì e usciva la puntata dei Run. Io tutto il giorno con questo pensiero fisso. Devo tornare a casa e guardarmi la mia puntatina. Vedete quando la Giulia va di carboidrati pesanti. Dai ragazzi, fa respiro dall'altra parte. Addirittura, ah, eccoci qua. Ecco la mia insalatina con il pollo. La Giorgia si è presa le verdurine, la salsiccetta. Che brave. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo vlog. Sono appena tornata a casa, mi sono fatta la doccia, preparata, messa il mio pigiamino di Ariel, pettinata i capelli. Cosa che non vedevo l'ora di fare. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Anche perché con questo tipo di capelli penso non mi avete mai vista, mai. Io che ho sempre detto sarei rimasta bionda per il resto della mia vita. Fa molto strano, molto. Però devo dire che non mi ci vedo male. Poi devo ancora vedermi truccata. Però sono molto contenta. Alla fine appunto avete visto che ho messo le fasce con gli anellini. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. Perché sento una pressione sulla testa, ma non fanno male. Però ovviamente è tutto poi da vedere. Vi faccio vedere anche dietro. Prima hanno fatto qualche clip. Comunque alla fine non abbiamo più messo 200 grammi, ma ne abbiamo messi 180, che comunque sono tanti. Cioè, io li percepisco soprattutto il calore. Ovviamente questi qua cortini sono i miei, ma davanti specialmente non si poteva fare altrimenti. Non si potevano mettere troppe fasce, perché ovviamente poi si sarebbe visto da qui. Io sono molto contenta del risultato, cioè per avere un caschetto sono super mascherati bene. Guardate. Ah, non vedevo l'ora di avere di nuovo dei capelli da toccare, da mettere in piega. Mio padre sta cercando di chiudere la finestra, quindi se sentite qualche suono strano è quello. In più appunto abbiamo anche tonalizzato il colore che avevo sulla radice, sulla base. Praticamente la mia base è leggermente più chiara di questa in realtà, però l'idea sarebbe quella di far ricrescere il mio colore, di far ricrescere i miei capelli e magari arrivare a questo risultato con appunto i miei capelli naturali, senza dover mettere l'extension. Però è una cosa che mi andava di provare. Si può fare, perché no? Aspetto ovviamente di leggere come mi sembrano. Non vedo l'ora di vederli anche lisci, perché ovviamente adesso li abbiamo un po' sboccolati. Tra l'altro continuo a spruzzarci il prodottino che vi ho fatto vedere anche nello scorso vlog, così da una bella lucidata. Vedete come li rimette un po' in ordine. Detto ciò ragazzi, questa è la fine di questo vlog. Adesso mi guardo la puntata del run di oggi e poi andrò a dormire facendo la mia coda bassa. Perché se li lasciate così c'è pericolo che si formino nodi. Ed è il motivo principale per cui io tanti anni fa, non so se vi ricordate come avevo i capelli nei primissimi video, ecco, quelli erano i miei naturali. E io li ho tagliati la primissima volta nella mia vita corti, proprio perché si creavano nodi, cose. Però non ci stavo neanche dietro, quindi
è ovvio. Tutto torna, tutto ha un senso. Intanto io continuo ad idratare il mio capello. Detto ciò, vi mando un bacio grande. Ci vediamo nel prossimo vlog e ciao.